Ben ritrovati qui su Mac & Tech. Sì, recensione davvero particolare. Oggi non stiamo parlando infatti di uno smartphone, ma andremo a parlare di un attrezzo che ho acquistato per me, per uso personale, quindi per le pulizie di casa. Stiamo parlando del Bissell CrossWave. Cos'è? Semplicemente in tre parole, un lavapavimenti multifunzione. 3 in 1. Adesso lo andiamo a scoprire insieme nella nostra recensione. Partiamo innanzitutto dal contenuto della scatola. Vedrete che è un dispositivo davvero interessante. Me ne parlo mentre vi faccio proprio vedere cosa contiene la scatola. Il solito manualetto delle istruzioni, ve lo faccio vedere così, è scritto in tante lingue, c'è anche l'italiano. Ovviamente poi abbiamo un poster con le operazioni, diciamo un quick start per andare a agganciare la pulizia, farvi vedere un attimo come funziona la pulizia e la pulizia anche poi dei vari filtri eccetera eccetera, che vedremo adesso nel dettaglio. E poi abbiamo anche un qualcosa scritto in lingua praticamente incomprensibile da parte di Bissell, che vabbè, ci fidiamo sul fatto che sia un marchio piuttosto sicuro. Troviamo poi inoltre un altro prodotto all'interno della confezione, un demo, un campione di detersivo della stessa Bissell, multisuperficie per lavare praticamente pavimenti, parquet, moquette eccetera eccetera, con un unico detersivo. Ma andiamo a vedere un po' nel dettaglio adesso come funziona questo Bissell e soprattutto di cosa si compone. Qui sotto abbiamo la parte che aspira lava con la spazzola estraibile, basterà tirare leggermente la parte di plastica e si potrà andare a estrarre la spazzola. Spazzola che è fatta in microfibra e nylon, quindi si può lavare a mano in lavatrice. Una volta che si è utilizzata per esempio una settimana, due, si può andare a pulire tranquillamente. È fatta appunto in nylon per quanto riguarda questi puntini rossi, diciamo, e sono delle spazzoline che vanno poi a grattare effettivamente il pavimento, mentre questa parte qui in microfibra è molto morbida, quindi non andrà a fare un effetto abrasione sul pavimento. Il fatto che sia congegnata di questo tipo permetterà di utilizzarlo su tutte le superfici, siano queste appunto pavimenti piuttosto che parquet e anche tappeti, senza alcun problema. Io l'ho provato su diversi tipi di superfici, come anche il parquet, e devo dire che non ha fatto nessun striscio, non ha rovinato il parquet, quindi è andato benissimo. Andando a salire poi andiamo a trovare la parte dove andrà a infilarsi lo sporco, ossia il serbatoio di raccolta dello sporco. Si estrae con la maniglietta, basterà tirare giù questo pulsante qui e si estrarrà praticamente dando una tiratina. Si apre poi in due, qua dentro andrà lo sporco se lo utilizzerete a secco, o sporco acqua se utilizzerete la modalità appunto con acqua, e è davvero facile poi da lavare, basta aprirlo, dargli una sciacquata e via come nuovo. Sopra abbiamo poi la parte in plastica che va a chiudere anche questo galleggiante per dare in modo al bliss di sapere se il livello dell'acqua raccolto dello sporco è troppo elevato, quindi c'è anche comunque un'etichetta ottica qui, full, pieno, quindi quando arriverà qui l'acqua aspirata tutta sporca, e credetemi, rimarrete stupiti di quanto sporco cattura questo Bissell, vi converrà fermare, svuotare e rimettere poi dentro di nuovo il contenitore dello sporco. Contenitore dello sporco che ha una capacità di 0,62 litri, e la parte sopra poi ha un filtro, si può smontare e lavare tranquillamente. Comunque sia la spazzola che abbiamo visto prima che il filtro sono intercambiabili, quindi è possibile andare poi a sostituirli. È vero che Bissell dà una durata di circa 6 mesi sia al filtro che alla spazzola, e qui già vedete lo sporco che è rimasto ancora nel lavapavimenti dagli utilizzi precedenti che abbiamo fatto. L'abbiamo provato davvero a lungo, vi dico, l'ho acquistato proprio per un uso personale, avevo visto tante scope ad acqua, tante scope a vapore, poi in realtà mi sono trovato bene con questo Bissell, poi vi spiegherò anche il perché. Contenitore dell'acqua che è situato dietro il Bissell, quindi lo vedete qui sotto. Adesso è un po' tutto un casino qua farvi vedere tutto bene, ma insomma lo spazio è piccolo. Qui è il contenitore dell'acqua pulita. Bissell vi dà anche dei suggerimenti su come riempire, quindi utilizzando il suo detersivo acqua fino qui e tanto così di detersivo per aree piccole, per aree grandi invece acqua fino qui e poi in aggiunta l'acqua, tanto così di detersivo. È chiaro che poi in realtà questo Bissell CrossWave lo potete utilizzare con qualsiasi tipo di detersivo, ovviamente poi dovrete aggiustare le dosi in base alle vostre esigenze. Io l'ho già provato con diversi detersivi, non ho mai avuto alcun tipo di problema.
In cima al manico troviamo due tasti hard floor per andare ad attivare la modalità pavimento e il secondo tasto invece per attivare la modalità moquette, tappeti, anche questa la vedremo tra poco. Sotto il manico, non so se riuscite a vedere, trovate il tasto per andare ad attivare o meno il lavaggio con acqua, quindi quando premerete questo tasto uscirà un getto d'acqua dal crosswave per andare a bagnare e lavare il pavimento. Andiamo a aspirare solamente. Ok ragazzi, avete visto, fate vedere anche subito il serbatoio dello sporco dove è finita tutta la nostra farina. Cosa avete potuto notare da questa prova a secco? Beh, intanto che ha tirato su comunque tutto lo sporco, però i pezzi grandi, grossi, fa fatica a tirarli su. Perché? Perché è presto detto, adesso provo a tirarlo su senza spaccare tutto, vediamo se ce la faccio. Il problema è, vediamo se si vede in camera, è che tra il beccuccio e la spazzola c'è davvero poco spazio, quindi le cose grosse non riescono ad andare sotto la spazzola e quindi non riescono neanche a essere aspirate poi dal crosswave. E guardate qui che macello che ho combinato. Se si apre quella porta entra il generale, ragazzi, vi saluto qui, potrebbe essere un video testamento. Scherzi a parte, abbiamo la salsa di pomodoro, abbiamo del latte, abbiamo anche la maionese qui. Davvero, è una prova del 9. Andiamo a accendere il nostro crosswave e vediamo come si comporta. Lo accendiamo. Andiamo a prendere il tasto per l'acqua e iniziamo l'aspirazione. Così bene, adesso la maionese, ed ecco fatto ragazzi, pulito, anche la maionese è stata pulita bene, non ha alcun tipo di incertezza questo crosswave, neanche con questa tipologia di materiali, di liquidi, quindi promosso anche in questo caso il crosswave. Devo dire che nell'uso quotidiano si è rivelato davvero un amico. Adesso andiamo a vedere la pulizia della stanza velocemente, poi vi do le mie conclusioni perché ho scelto un lavapavimenti piuttosto che una scopa a vapore, ma andiamo a vedere l'uso quotidiano poi tiriamo le conclusioni. 1600 watt di potenza, abbiamo detto 3 kg quando inserirete l'acqua più o meno arriverete a raggiungerli come peso, quindi non è leggerissimo, comunque non è neanche poi così male. Andiamo a vedere come funziona nell'uso quotidiano e vi faccio vedere anche così un po' com'è la maneggevolezza di questo prodotto. Ok, vedete, abbiamo questa inclinazione della spazzola, quindi non ruota tantissimo, quindi quando arriverete negli angoli vedete si fa un po' fatica andare a prendere proprio l'angolo l'angolo, di giocare col manico e poi soprattutto quando andrete a, magari lo faccio in quest'altra angolazione, quando andrete a passare il crosswave sotto ad esempio il divano,
questo mobile non ce la farete perché vedete si alza, quindi non riuscirete più a avere contatto col pavimento, quindi a pulire. Detto questo, andiamo a vedere come funziona questo crosswheel e adesso tiriamo sul filo perché è davvero tantissimo. Anzi, andiamo a avvolgerlo. Ok. Ovviamente più tempo passerete in un punto più si pulirà bene. Adesso passo una volta solo velocemente. C'è da dire anche i tempi di asciugatura, ecco, molti di voi si chiederanno i tempi di asciugatura, qui varia molto da che tipo di acqua mettete dentro. Se mettete ad esempio acqua calda si asciugherà prima. Ovviamente il robot lava e aspira, quindi aspira anche l'acqua che va a finire appunto nel serbatoio dello sporco. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che si asciuga sicuramente in tempi minori rispetto ai metodi tradizionali, quindi il mocio ad esempio, però comunque il pavimento rimane un po' bagnato, dovete aprire comunque le finestre. Intanto sto pulendo un po' così e così, sto passando sopra con i piedi dove l'ho pulito, quindi alle alle, ma è solo per dovere di cronaca. Vi faccio vedere anche un altro delle cose che ho trovato scomode di questo crosswheel. Una delle poche cose che ho trovato scomodo è che appunto l'aspirapolvere, il lavapavimenti arriva a contatto con il batiscopa, come potete vedere, però se andiamo a aprire l'acqua, lo faccio scendere in camera, rimangono praticamente quasi due dita asciutte, quindi il lavapavimenti arriva a 2,5 cm circa dal batiscopa e anche lateralmente a circa 3 cm, quindi non riuscirete a passare proprio negli angoli vicino al batiscopa, dovrete lì adattarvi e utilizzare un altro metodo, quindi uno strofinato o un mocio. Io continuo con l'acqua, tutto per far vedere anche come si può utilizzare tutto probabilmente effettivamente in controluce. Se andiamo a analizzare non la riesce a arrivare proprio in fondo, in fondo. Ok, continuiamo con un po' di acqua. Il tutto dell'acqua ovviamente è a discrezione, quindi più ne metterete ovviamente più lavorete meglio, però vi volete, però più tempo più correrà poi per asciugare. Devo dire che il mio quotidiano è un bel aiuto questo Cloud Wave. Facciamo una passata ancora veloce veloce e poi vi faccio vedere cosa c'è all'interno del serbatoio. Ok, andiamo a vedere il contenuto del serbatoio dello sporco e guardate, 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 non so se si vede in camera, lo faccio vedere così, guardate che schifo ragazzi. Mamma mia, è davvero incredibile, uno non si rende conto di cosa ha in casa. Qui è anche l'ingresso, quindi ci sta, scarpe, se uno si toglie le scarpe più sporco e tutto tutto, però credetemi, troverete acqua anche più sporca di questo che state vedendo. È davvero qualcosa di incredibile, vomitevole, aggiungerei anche, però questo da un lato vuol dire che questo crosswheel funziona piuttosto bene. Quindi tirando le somme direi un prodotto sicuramente da promuovere, questo Bissell Crosswave. Cosa mi è piaciuto? Beh, il fatto che appunto lava e asciuga e aspira in un colpo solo, quindi riduce di tanto i tempi. È abbastanza maneggevole, comunque 3 kg non sono facilissimi, comunque sia io sia il generale lì di casa riesce, ovvero mia moglie perché io non lo sapesse, comunque riesce a pulire e a utilizzarlo senza troppi problemi. Buono anche il grip dell'impugnatura. Cosa non mi è piaciuto invece? Beh, il fatto che arriva a 2 cm come avete visto dal batiscopa, quindi non pulisce proprio fondo a fondo. Il fatto che sotto i mobili farete fatica a arrivare, qui sotto in descrizione dettagli tecnici, altre mie impressioni, giusto per non allungare troppo questa recensione. Vi lascio anche il link per acquisto su Amazon, anche dei pezzi di ricambio, e potrebbe essere davvero un bel regalo da farvi. Tenetelo in considerazione perché a me ha soddisfatto molto, soprattutto se lo vado ad affrontare poi con lavapavimenti a vapore. Ci sono, li ho provati prima di acquistare questo crosswheel, non mi sono mai trovato bene perché camminando scalzo
Nonostante avessi passato lo straccio col vapore, comunque sì, è uno straccio che poi diventa sporco, è vero, c'è il vapore che sterilizza, però lo continuerete a passare a terra, è uno straccio sporco, quindi poi camminando coi piedi, sotto il piede appunto sentivo comunque sempre lo sporco, la polverina, quella fastidiosa, non era mai tutto bello liscio. Con questo Crossway invece, devo dire, cammino a piedi nudi ed è una goduria. Per questa recensione è tutto, mi raccomando iscrivetevi al canale per nuovi video, nuove recensioni, ci vediamo alla prossima, un saluto da Matteo per Make It Tech.